Tutte le moto che io porto in pista nascono esattamente da qui. Nascono da un progetto, quindi da un foglio bianco da zero, fino ad arrivare poi alla catena di montaggio. E chi le porta a fare tutto questo percorso le porta Daniele. Come stai? Ciao, ciao Tommy. Bene, grazie. Le Aprilia, quando fai un metro capisci che è un'Aprilia, perché è un feeling veramente inconfondibile. Come fate? Il segreto non te lo dirò mai. Grazie, gentilissimo. Tutto nasce dal identificare gli obiettivi del veicolo. In particolar modo si identifica che rigidità deve avere il telaio, soprattutto quella torsionale. Okay. Perfetto, quindi capito che la rigidità è una cosa fondamentale. Effettivamente poi il motociclista, quindi quello che guida la moto, che benefici ha da tutto questo studio molto approfondito? L'handling e stability è il nostro focus. L'inserimento in curva è il nostro cavallo di battaglia. Confermo. Contraddistingue tutte quante le Aprilia. Un altro lavoro molto importante è quello delle sospensioni, dove dedichiamo diversi test sia su strada che su pista. Avere un gran telaio con delle sospensioni poco adeguate che non lavorano, ovviamente, non dà il giusto equilibrio. Quindi, questo è esattamente lo stesso lavoro che si fa con le moto da pista. Pensate per la pista. L'RS 457 è l'unica del segmento ad avere un telaio in alluminio. Abbinare questa tecnologia racing permette di avere anche un peso ridotto. Dani, ma come fate quando iniziate a provare le moto a svilupparle in modo che vadano bene sia per la strada, quindi che siano comode, confortevoli, sia per la pista, quindi performanti e veloci? Cioè, qual è la procedure per far sì che un mezzo vada bene in due condizioni praticamente opposte? Tanti test, sia su strada che su pista, per cercare appunto il giusto compromesso. Ti manca solo di provarla in strada, dove ti divertirai un sacco. Che questo è sicuro, come del resto tutte le moto che sono uscite da qua. Welcome to the Racing Squad.